Ciao Dreamers, nuovo video per voi e oggi è un painting. È un painting che mi sono inventata così. Stamattina mi è venuta l'ispirazione e ho deciso di fare una clessidra. Il painting lo dovete vedere così, quindi con gli occhi chiusi. Ho deciso di fare una clessidra perché mi è venuta l'idea. Mi è venuta così, non è che ho avuto un'idea particolare. Cioè, mi è venuta così. Stamattina stavo gironzolando per il web e mi è venuta in mente la clessidra. E mi è venuta in mente di fare questo painting. Dovevo fare un painting effetti speciali, però non sono molto in forma, ho un po' di mal di testa, quindi ho preferito fare qualcosa di più easy e di più semplice. Niente, che dire, non c'è molto da dire perché l'ispirazione ve l'ho già detto, il soggetto è quello che è. Spero che l'idea vi possa piacere, il tutorial vi possa piacere, sicuramente non è una cosa che ho mai visto fare da nessuno, almeno non che io sappia. E niente, non mi resta altro che lasciarvi al tutorial e vediamo cosa ho combinato. Ciao Dreamers! Con il nero della Diamond FX ho già fatto le mie linee guida, adesso prendo il bianco della Snazaroo e lo passo con un pennello a lingua di gatto. Dopodiché, sopra il bianco della Snazaroo passerò il pale blu, sempre della Snazaroo, e lo passerò sempre con lo stesso pennello perché voglio un colore poco intenso in modo da dare quell'effetto vetro della clessidra. Con il marrone della Diamond FX ed un pennellino piccolo vado a colorare le parti di su e di giù della clessidra in modo da dare proprio quell'effetto legno, del tappo della clessidra. Con il giallo ocra della Snazaroo vado a creare la sabbia della clessidra. E dopodiché sopra applicherò anche un po' di color oro, sempre della Snazaroo. Vado a rinforzare gli acquacolor con degli ombretti e userò in particolare nella parte azzurrina, sfumerò il numero 3 di Neve Cosmetics dalla palette Mistero Barocco e poi con un marrone andrò a creare eventuali ombre e zone d'ombra nella clessidra. Applico ora i glitter in purpurina gel della Snazaroo, sopra i quali applicherò dei glitter dorati e dei glitter color platino per dare proprio l'effetto sabbia, no? E l'applicherò solo nella zona della clessidra, quindi dove c'è la sabbia.
coloro tutta la parte del viso con il nero della Diamond FX, ma questa è una parte che vedrete a pezzi perché è un passaggio tutto uguale per tutto il viso. Con il bianco della Snazaroo vado a dare dei punti luce dentro la clessidra e nella sabbia per creare proprio l'effetto vetro e proprio creare degli effetti di giochi di luce e ombre. Ed ecco qua Dreamers, questo è il look finito. Una clessidra. E niente, che dire, se non che spero che il tutorial vi sia piaciuto. È ovviamente un painting molto particolare. Mi è venuto in mente così, dal nulla, a dir la verità. Quindi non è che ho avuto tempo di elaborarlo, eccetera. Mi sono messa lì e l'ho fatto. E niente, spero che comunque l'idea vi possa piacere anche il look. E che dire, vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao Dreamers!